Queste immagini vi giungono dall'Imragas Green Arena di Sorbolo. Stanno per entrare in campo le formazioni di Lentigione e Progresso nel quadro della 16ª giornata del campionato di Serie D Girone D, agli ordini del signor Di Reda della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Ivanovic, Fiore e Gambino. Le formazioni delle due squadre, casacca rosso-blu per quanto riguarda il Progresso, numero 1 Celeste, numero 2 Mele, numero 3 Ferraresi, numero 4 Smangui, numero 5 Matteo Cocchi, numero 6 Gulinatti, numero 7 Salvatori, numero 8 Bagatti, numero 9 Matta, numero 10 Marchetti, numero 11 Esposito. Per quanto riguarda il Lentigione, il numero 1 è Cheli, numero 2 è Dodi, numero 3 è Gemal, numero 4 è Scalini, numero 5 Zagnoni, 6 Tarantino, 7 Caprioni, 8 Martino, 9 Altinier, 10 Piccinini, 11 Barranca. Quest'oggi appunto con la maglia numero 9 Cristian Altinier è iniziato l'incontro. In questo momento retropassaggio proprio di Altinier a beneficio di Scalini, la rincorsa di Scalini, Altinier controllato, attenzione il pallone all'interno, colpo di testa e per un attimo non arriva all'appuntamento Altinier e la palla termina fuori. Avanti Dodi, avanza Zagnoni, viene chiuso da Matta, effetto sul lancio profondo per Barranca che aggancia con il petto e poi c'è l'uscita da parte del portiere Celeste. Lazio scambia con Piccinini che pesca Scalini di prima, ancora con Caprioni, il suo aggancio all'interno dell'area, esce in questo momento, propone per Eijeman, traversone dal fondo e allontana il portiere Celeste, pallone che però staziona ancora in area, ancora Eijeman propone, ancora Scalini che carica al destro, anzi no, poi ci pensa. Il Lentigione questa volta verticalizza, Tarantino a cercare Barranca, attenzione il suo sinistro e la parata del portiere sulla traversa. In mezzo però in un imbuto al pallone all'indietro per Scalini che apre su Barranca, l'uno contro uno per l'ingresso in area da parte del numero 11 del Lentigione, pallone che però viene rimpallato e ribattuto e recuperato dal portiere, termina così il primo tempo. Grandini, difensori centrali, Ferraresi che ha sostituito nel ruolo l'infortunato Cocchi al fianco di Smangui, su di lui, tocco di Dodi, ancora per Caprione, questa volta c'è l'uno contro uno ma naturalmente è un mancino, quindi viene coperto sempre dagli avversari, attenzione colpo di testa di Caprioni e la parata da parte del portiere. Esiste ancora il Progresso con Esposito che effettua un traversone, attenzione per Matta, termina a terra Matta e c'è il calcio di rigore. Calcio di rigore per questo intervento all'11esimo ai danni di Matta. Il suo giocatore Gulinatti dagli 11 metri, la rincorsa è breve, sarà senz'altro una battuta di sinistro, essendo mancino puro il mediano centrale del Progresso. Fischio dell'arbitro, parte Gulinatti, il suo tiro, rete! E c'è il vantaggio del Progresso esattamente al 12esimo, conducendo per una rete a zero. Matta. Controllo il colpo di tacco intelligente per Salvatore, attenzione ingresso dell'area, pallone sul destro, ancora Salvatore, il suo diagonale con la parata al 22esimo da parte di Cheli in zona molto alta, attenzione a Eijeman, perde il contrasto con Ferraresi che è cresciuto molto in fase di nella zona centrale, attenzione il problema per Eijeman, il tiro di Martino quasi a botta sicura, la deviazione da parte di Grandini che ha l'opportunità di mettere in azione Altinier, una dribbling, il tiro, pallone e la palla termina fuori, il colpo di testa da parte di Tarantino. Scalini sull'attacco di Tao che è di una velocità impressionante ed è Tano che si proietta verso Cheli, attenzione ancora Tano, Cheli lo porta un po' fuori, effettua un tiro, bravissimo Cheli, bravissimo il portiere, tutto il Lentigione a metà campo verso l'apertura sulla destra, sulla sinistra è per Eijeman che aggancia molto bene, ancora Eijeman cerca di andare verso il centro, il suo traversone, colpo di testa, rete! E c'è il pareggio di Piccinini, grande cross da parte di Eijeman che ha difeso palla, è rientrato, lo ha effettuato e Piccinini dalla parte opposta sul secondo palo ha piazzato un diagonale di testa che si è infilato per il pareggio al 40esimo. Attenzione ancora il Lentigione che non ci sta, pallone sulla destra per Dodi, l'opportunità di un traversone, tiro rete e c'è il gol di Tozzi, però bandierina alzata, bandierina alzata. Era in fuorigioco, vediamo che è stato annullato questo gol, sempre su Tossi che sta cercando di fare attenzione ancora a Tao, a Tano con il tocco da parte all'indietro, mentre vediamo che è stato toccato Dodi con palla lontano, l'arbitro che non aveva visto la segnalazione ora
L'arbitro va a richiamare il giocatore rosso diretto per Esposito. In 10 la propria squadra. La punizione da parte, mentre nel frattempo vediamo, non è stato ancora comunicato il tiro da parte di Altiniera. Attenzione, difende Piccinini, il suo tiro, la palla che però è sibila e termina fuori tantissimo. Vediamo la traversione da parte di Scalini, pallone che spiega, il colpo di testa di Tozzi e il pallone che viene recuperato dal portiere. Quindi nel gioco aereo temibile, allontana Scalini, non c'è nessun giocatore del Tigione che può recuperare la palla, sfila in fallo laterale e nel frattempo l'arbitro manda tutti in spogliatoio per la fine di questo incontro 1-1 tra Progresso e Lentigione. Una partita veramente combattuta, molto bella dal punto di vista agonistico. È tutto, grazie per la cortese attenzione, un saluto da parte di Gianni Barone.